E io, siccome sono innamorato di questi strumenti che sono il violino, la viola, insomma questi strumenti ad arco, dissi loro: ma perché non proviamo a fare un po' di pop? Perché non proviamo a fare un po' di rock? Perché non proviamo a fare un pochettino di musica moderna? Inizialmente mi hanno mandato a quel paese, per la verità. La colpa, il merito è mio di avere trovato due artisti straordinari e di averli convinti a fare anche musica moderna, musica pop. Buon divertimento, violinisti in jeans, Angelo Di Guardo e Antonio Macri. Vorremmo solo ringraziarvi per la vostra splendida accoglienza. Amatori del teatro, una bella sera arrivò questo longo a matula. Che avevo i capelli però, avevo i capelli. Ora c'è una scita là adesso, sì. Con lo ridere, che c'è un orologio, c'è un orologio. No, ma vedi Umberto, è messo lì. Ho fatto il riverbero. Bravo, ecco. Per risparmiare corrente, perché la corrente, perché la luce. L'assessore se la storiamo un po', rimette sulla tigna anche il signore là dietro. Le vostre tigne sono messe lì, non lui a caso. Lui è capigliatura mista. Sì, cioè. Chi non c'ha un poco di moglietto da lato, dovreste il parquet. Non so se hai visto, eh. Sì, ho visto. Intanto mi dicono che è arrivato il sindaco. Buonasera. Vabbè. Non l'abbiamo salutato il giovanotto? Caruso. Sì. Buonasera sindaco. Sindaco Under 40, Roberto Bruno. Buonasera sindaco, abbiamo ringraziato prima per... È un gioco, che bello che giochi, sì, il sindaco. Mi dicono che tutta l'amministrazione sia molto molto giovane. Anche l'assessore. L'assessore giovanissimo. Chi aveva un problema, perché essendo in giro per i veri tutta la giornata, sì, facendo il rappresentante, sta moglie è bella, salvo che aveva un petto palommino, che uno, il petto palommino... Io ho detto che quando viene da Moncino, magari che non è tua moglie, se non è tua moglie, vedi ancora, comunque Munci. Ma che c'è? Non so se non è tua moglie o Munci, che cosa succede? Ma è palommina, appunto Munci, ma che succede? Ora intanto Munci, va bene. Dicetto. Va bene. Ora questo era in giro per la Sicilia e l'interrogativo qual era? Qual era? Ma quando io sogno per vedere mia moglie a casa, che fai? Nesci? E se non esci un va? E se non esci che fa a casa? A cui fa casa? E se ve lo pomolare? Eccoci. Lo pomolare è uno pericoloso. State attenti al bummularo. Perché si infica in... è uno che si infila. È uno che, mentre che sta fanno la prova con posto, sì, capito? Così, sì, messo a ginocchio, sì, che
Quindi c'è da lì le cosce, signora, hai capito? Ho capito. Disgraziato pomolaro. Meno male che c'è il gas di città ormai, meno male, no? C'è qualche pomolaro qua? Speriamo di no, perché non verrà denunzia stasera, va bene. In ogni caso, questo aveva questo tarlo un docirivetro che lo tormentava, no? Sta camorria, insomma, di sapere che cosa facesse la moglie quando lui non era a casa. L'amico ci resta in bar. Io, per ogni un consiglio, perché un cugino me ha risolto il problema. Ci do un bigliettino di visita, tu ci vai, in questo posto vendono cani di un'intelligenza mostruosa. Cane che parlano! Ma che stai dicendo? Sì, ci tu vai, infondi! Ora Salvo, non è che i cani parlavano completamente, però erano talmente intelligenti che rispondevano alle domande. Io se ne accattavo uno, sì, contento, ci faceva la domanda, se lui doveva rispondere sì, abbaiava due volte. No, una volta. Come fa il suo cane? È la vita che fa il suo cane, sindaco. Quindi diciamo che è esperto, bravo. La usa la mano, non mi erano buone. Vedo che le signore ridono. Ha voglia. Vabbè, sì. Per cui un giorno, lui era per bene, facciamo finta che fosse dalle parti di Marzabemi, in giro per il suo lavoro, giustamente dice, quando telefona a casa, vedremo che sta facendo mia moglie. E allora fa il numero, a casa sono a telefono, quel cane appena sento il telefono, a chiaro sopra tavolo, punge un bottone, dice, pronto, così fido? Sì. No, perché se ci diceva no, aveva sbagliato cane. Non era Fido, non solo aveva sbagliato casa, aveva sbagliato magari cane. C'era un altro cane. Senti, Fido, tutto a posto? A posto. Mia moglie chi è a casa? Bene, perfetto. Ha nisciuto oggi? Perfetto, brava. Chi è da sola? Come no? E vabbè, poi c'è il mesogero? Mesogera? Mia cognata? Ma che c'è mio cognato? Mio cognato Concetto? Lo cuccio porta dopo, senti, senti Fido, ma dimmi una cosa, che sono nella cucina, ci stavo offrendo caffè, vero? No, no, se stanno fumando una sigaretta, non bocconi, può essere? No, no. Sono due salotto che non bocconi, c'è solo. Neanche. A casa finivo, giusto? Ma che sono nella stanzeretto? La stanzeretto! Sì. E che stanno facendo? Una barzelletta semplice, ma che mi colpì moltissimo. E da allora è stato un successo sempre crescente. Abbiamo il piacere di presentarvi uno dei più grandi conoscitori, dei più profondi conoscitori del pianeta calcio. Lo chiamiamo insieme a un nome che però mi scoraggia un poco, si chiama Pippo Colera, eccolo qua. Buonasera, fate un applauso al signor, come mi vedi, il signor Colera. Buonasera. 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 Secondo me c'è un problema al suo microfono prima ancora di cominciare. Abbiamo dovuto cominciare, già la sabotate. No, non la sabotiamo, però lo sentivo da dietro che buttiamo il suo microfono. No, ma io voglio cominciare un attimo, perché io ho seguito il discorso che ha fatto lei. Siccome ha detto che la violenza delle donne, eccetera, cioè, eccetera. Però questo è razzismo, signor... La Rosa, guardi, io ho un cognome facilissimo. Sì. È un fiore, comunissimo e bellissimo, la Rosa. Fino ad spine. Ah, anche no, vabbè, comunque, facciate anche dei bei petali. No, insomma. Però io ci sto dicendo una cosa, questo è razzismo, perciò la violenza contro le donne è condannata, giusto? Giustissimo. Ma è quella contro gli uomini, no? Ma perché? Quale la violenza si deve condannare, totale! Quello no. Sempre, ma perché? No, perché io ogni volta che cerco di vedere una partita di calcio, oppure cerco di salire qua sul palco a parlare di calcio, sì. Mia moglie praticamente mi cancia canale, si deve vedere Beato Fulls. Ma perché le donne hanno diritto a vedersi i loro spettacoli? Sì, ma no, no, che io appena ci giro il canale mi piglia coppe di vignate, cose, cioè, signor... La Rosa, guardi, lo impari, ci rifletta un attimo, la Rosa. Non è questo il problema della cosa, le donne devono capire che nella vita l'unica cosa che resta, lo sai che cos'è l'unica cosa che resta nella vita, che cos'è? L'anima, no. Oh, ma l'unica cosa che resta nella vita è il calcio, il calcio. Lei è convinto di quello che sta dicendo? Certo, signora, è una cosa molto grossa. Beh, certo, no, ma io è matematico, automaticamente il discorso ora ce lo dimostro. Non lo dimostri. Allora, praticamente
quando lei muore, giusto? Sì. Perché lei muore, giusto? Sì. Prima o poi a muore, certo, signora, non ho, sai, è arrivata alla 20ª edizione insieme, ho capito. Ma tutto andando insieme, basta! Non ho paura, quando loro si stancheranno finirò un attimo, sì, prima, vabbè, un attimo però, prima. Vabbè, comunque prima o poi muore. Sì. Ora, di lei, sì, che cosa resta? La carne? No, no, perché se ne picca, diciamo, poi tutto sommato, i vermi dopo muoiono da fame. No, non ne resta, vabbè, giusto? Allora, giacca non ne resta, vabbè, manco, come la rendera, perché chi da sa cacci di becchini. No, no, non ne resta, non ne resta, non allora, ne resta. Gli occhiali che ti danno, ma che ti si fanno pezzi, sì, sì, allora, l'unica cosa che resta di lei, lo sai che cos'è? No. L'ossa. Lo sa lei, solo l'ossa. Sì. E nelle ossa che cosa c'è? Il cazzo! Hai ragione. E questo è matematico, il cazzo è l'unica cosa che resta. Benissimo. No, ma poi anche il cazzo ci serve per farci crescere, sì, signor, cioè, noi per fare crescere l'umanità ci vuole il calcio. Perché? Perché, per esempio, ai suoi figli, lei che cosa ci dà da mangiare? Quando sono piccoli. Il latte. Il latte, nel latte che cosa c'è? Il calcio! C'ha ragione. Giusto, no? Cioè, anzi, ma mi stupisci anche che lei c'ha figli, diciamo, per come ha combinato io. Ma perché, bravo, scusi? No, ma no, perché io ho due figli, peraltro, meravigliosi. Sì. Anche se di mia moglie ho detto quello che ho detto, però, no, insomma, ha fatto, sì, dei figli. Però lei deve mettere una cosa, c'ha i tuoi figli, sì, ma tutti i sire fai insieme, sono chi il resto suo. Ma che dice? No, vabbè, comunque, ma... avevo andato, mi faccio...